You have a question? Volevo sapere che rapporto c'è tra amore verso il prossimo, verso l'altro, e anima. Okay, she wants to know what the relationship is between love towards all living beings and the soul. Okay. Right now, al momento, our concept of love, il nostro concetto dell'amore, is a concept of exploiting other people. E questo è un concetto di sfruttamento del prossimo. How can I obtain something for my pleasure from the other person? Come posso ottenere qualche cosa per me stessa dall'altra persona? So it is a very selfish conception. Anche un rituale, ma sempre un sì, no. Però se io aiuto un'altra persona, provo gioia io. Yeah, she says, yeah, but if I help another person, then I feel happier. Yes, that's real love. Quello, infatti, amore vero. Ci sono due tipi di amore. In real love, nell'amore vero, we see that we try to satisfy the other person, not to exploit the person to satisfy ourselves. Quindi nell'amore vero noi cerchiamo di appagare, soddisfare la persona che abbiamo di fronte. This conception comes from Radha Krishna. Questo concetto viene del rapporto tra Radha e Krishna. Radha is always trying, the feminine part of God is always trying to please the masculine part, and the masculine part is always trying to please the feminine part. Quindi la parte femminile del divino sta sempre cercando di compiacere la parte maschile e viceversa, la parte maschile cerca di compiacere la parte femminile nel divino. So this dynamic of pleasing the other part of the feminine and the masculine, pleasing each other, this dynamic is what is played out in the highest spiritual level in the world. Quindi questa dinamica di voler piacere l'altro è quella dinamica che anche a livelli grandi, divini, esiste. And the perversion of it is what we see now in the world. E la perversione invece di questo è quello che vediamo oggi nel mondo. The woman only loves the man for his bank account. Qui, quando la donna vuole solo l'uomo per il suo conto in banca. The man only loves the woman for her breast and hips. L'uomo ama solo la donna per i suoi seni e i suoi fianchi. So they become objects. Quindi diventano oggetti. Not personal, not people. E non più persone. So when you objectify the person, then the love cannot develop. E quando consideri l'altro come un oggetto, l'amore vero non può sviluppare. But when you see the person in their spiritual nature, però quando vedi questa persona nella sua forma spirituale, that they are a part of God, che sono parte del divino, and that therefore they have a divine essence, e che hanno un'essenza divina, quindi, then we can start to develop a sense of wanting to offer our love to them, not to take something from them, but to give something. Allora iniziamo a sviluppare un senso di voler dare qualcosa a loro e non di voler prendere da loro. Then the dynamic of every relationship becomes purified. Allora la dinamica di qualsiasi rapporto si purifica. By placing the spiritual dynamic in the center. Mettendo la dinamica spirituale al centro. Thank you. Okay.